Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto nel mese di febbraio, acquisti, regali, eccetera. Allora, voglio partire intanto da una collaborazione di questi libri, di questa saga, vi ho già parlato nei vari wrap-up. Sto parlando di Dipper, credo si pronunci così ma non ne sono sicura, di Teo Zai, un libro che ho letto, che ho apprezzato moltissimo. Questa saga mi sta appassionando, mi sembra sia il quarto volume della saga, sì c'è anche scritto 4, il quarto volume della saga senza contare lo spin-off, il prequel che c'è, una saga paranormal romance che assolutamente intrattiene molto bene, scritto in maniera molto fluida e che assolutamente vi straconsiglio. Altro libro che ho ricevuto da una mia amica è Sticomanzie, sortilegi ecofemministi di Elisabetta Cipolli. Allora, intanto notare la copertina, che secondo me è stupenda ed è fatta con le bucce di cipolla, stupenda. Qua siamo in una raccolta appunto di poesie, di sortilegi ecofemministi che io sto leggendo e che sto apprezzando, nonostante la poesia non sia proprio il mio genere, diciamo così, preferito, e io non ho mai recensito un libro di poesie, quindi questo secondo me, questo per me è uno scoglio molto grande, però devo dire che non ho difficoltà a leggere queste poesie, forse perché conosco l'autrice, so comunque come scrive perché non è il suo primo libro. E niente, vi farò sapere presto, comunque intanto ve lo mostro qua. Altro libro acquistato che vi ricordo, in questo momento i libri di questa casa editrice sono super scontati, quindi se li volete acquistare questo è il momento giusto. Ho acquistato il primo volume di Storie della cacciatrice, I senza luna, di Samantha Grandotti, un libro che avevo già letto, prima era edito Bookabook, adesso edito L Dream Books, un libro esteticamente favoloso, con queste pagine meravigliose, con all'interno anche delle illustrazioni molto belle. E questo ha un prezzo di copertina di 20 euro, ma mi sembra sia scontato a 10. Mi deve arrivare il secondo volume perché è una dilogia. Dilogia super consigliata, un dark fantasy con un po' di mitologia norrena all'interno, assolutamente bellissima e assolutamente consigliatissima. Due libri che invece ho acquistato in edicola del collana Storie Meravigliose, ho acquistato La Principessa e Il Goblin e poi ho acquistato anche Pinocchio. Queste edizioni sono bellissime, lo ripeto sempre, sono super curate, costano poco, hanno anche all'interno delle illustrazioni assolutamente belle. Ho acquistato poi il libro The Midnight Club, di questo io ho visto la serie su Netflix che mi è piaciuta molto, peccato che poi l'hanno cancellata, quindi abbiamo solo, mi sembra, la prima stagione e poi non c'è più, e quindi ho deciso di acquistare il libro perché voglio un attimo capire meglio alcune cose. È un libro appunto per ragazzi ma che a me è piaciuto moltissimo. La storia, da quello che ho visto dalla serie TV, parla di questo gruppo di adolescenti malati terminali che si ritrovano in questa struttura, passeranno gli ultimi mesi della loro vita, e questi ragazzi a mezzanotte si ritrovano per raccontarsi delle storie di paura. Tra di loro hanno fatto un patto e quindi, quando una volta morti, chi muore deve riuscire, se esiste un al di là, a mandare un segnale agli altri ragazzi, appunto per avvertirli. Questo vedendo la serie, il libro non lo so, comunque vi farò sapere. Ho poi ricevuto Ash l'incubo, questo qua è una copia che io ho vinto in un giveaway, un libro che io ho letto, ve ne ho già parlato in un wrap up, ve lo lascio linkato tra le schede. È un racconto gotico che si rifà a Penny Dreadful, che a me è piaciuto molto. Ci sono questi due detective che devono indagare su vari omicidi che sono stati commessi ad Ash, quando vanno lì però si ritrovano davanti a altro, devono fare conti con un passato eccetera eccetera, ma non voglio dirvi di più, ve ne ho già parlato in un video wrap up appunto,
un libro che comunque mi è piaciuto, è il primo di una serie, spero di poter leggere presto il seguito. Ultimi quattro libri, c'era i due libri a 9,90 di Mondadori e io appunto ho preso qualche librino. Allora, intanto ho preso Loveless, un libro che io occhiavo da un po', ma che non ho mai preso, forse anche per il prezzo, visto che non è proprio il mio target, però lo puntavo, è la stessa autrice di Heartstopper, e niente, quindi ho preso questo. Altro libro che ho preso, che puntavo da un po', è la trilogia di New York, appunto ci sono tutti e tre i libri all'interno di questo volume, questo è edito Einaudi. Ne ho sentito parlare bene, quindi appunto voglio leggerlo, sono troppo incuriosita. Poi ho preso Miti del Nord di Neil Gaiman, è un autore questo che a me piace moltissimo, ho quasi tutti i suoi libri, alcuni li ho già letti, altri no, però li ho letti quasi tutti, questo mi mancava e ho voluto prenderlo e poi per arrivare appunto a fare la coppia, per arrivare a 9,90 ho voluto prendere questo che è L'Uomo di Gesso, edito Rizzoli, è un thriller, un giallo, un thriller, che dalla trama mi ha incuriosito, l'ho preso diciamo un pochino a scatola chiusa, ho letto velocemente la trama che mi sono già scordata, però niente, ho voluto prenderlo, vedremo poi com'è. Bene, quindi questi sono stati gli acquisti e i libri ricevuti a febbraio. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!